Assessore Santoro, la presentazione del bilancio sociale 2016 dell'ATA di Trieste, innanzitutto un dato, un aumento di quelle che sono state le assegnazioni degli appartamenti. Sì, è il dato del 2016 consolidato in cui abbiamo riscontrato un 11% in più di assegnazione di alloggi agli inquilini, il che vuol dire 11% di patrimonio rimesso in funzione, 11% in più di famiglie che hanno avuto la risposta al loro bisogno di casa. Oltre a ciò, un riconoscimento da parte dello Stato centrale di una capacità di spesa immediata praticamente dei fondi. Sì, la legge 80 che dal governo è stata finanziata per quanto riguarda gli interventi nell'edilizia pubblica ha visto per quest'anno un aumento dei fondi a disposizione fino a 13 milioni e mezzo dagli 11 che avevamo, proprio perché le ATER del sistema regionale si sono dimostrate capaci di spendere i soldi assegnati dal governo proprio nelle manutenzioni del patrimonio edilizio. Ricordo che il tema del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato è sempre stato un tema centrale, difficilmente affrontato, ma in questo caso sta dando davvero dei risultati importanti. Assessore, poi la riforma che dà una dimostrazione di efficienza del sistema regione, come ha detto lei, quindi anche la costituzione di questi tavoli territoriali, i quali decidono per il proprio territorio di competenza quello che sarà l'investimento sull'edilizia popolare. Dire che la nostra regione è diversa nelle sue parti non basta, bisogna dare ai territori gli strumenti perché la loro programmazione rispetti le esigenze di quello specifico territorio. Abitare Trieste, i temi dell'abitare a Trieste sono diversi rispetto all'abitare a Lignano Sabbiadoro, a Tarvisio oppure nella stessa zona centrale della nostra regione. Ecco che allora i 18 tavoli territoriali quest'anno che si è appena sta concludendo 2017 hanno lavorato benissimo, hanno fatto una programmazione assolutamente di altissima qualità e hanno permesso alla Regione di stanziare quasi 26 milioni di euro per interventi sui territori, per i territori, proprio per dare risposta a casa ai cittadini della nostra Regione. Solo infine si è parlato di Trieste, è previsto un intervento storico su un quartiere come quello di Rozzolmelara che rappresenta per entità di abitanti probabilmente quasi un comune. Oh no, più di un comune, se pensiamo che Rozzolmelara è sostanzialmente un rione della città, anche se noi siamo abituati a vederlo come un condominio che ha 650 famiglie, quindi quasi 1200 abitanti. 1200 abitanti, ci sono molti dei nostri comuni che raggiungono questa cifra. È evidente appunto come qualsiasi tipo di intervento in un luogo così complicato muove sempre risorse ingentissime. Pensiamo al rifacimento degli impianti piuttosto che al rifacimento degli infissi. Ecco che allora questo progetto importantissimo delle periferie, del recupero delle periferie nato dal governo, trova in Rozzolmelara uno dei migliori esempi per la riqualificazione.